Benvenuti a tutti a Napoli Centrale, Napoli Central, come volete dire. Io, prima che cominci questo video, no, io sono un figlio di napoletano. Io sono nato in America, parlo inglese, io parlo inglese, però i miei genitori sono da Napoli e hanno parlato sempre napoletano con me. Allora, io ogni settimana faccio un video su Napoli, perché questa è la mia squadra e del mio cuore. Ma mi sento sempre strano, perché sono un po' strano, un po' male, perché qui napoletano non posso parlare, perché io parlo più o meno inglese, no? Allora, gente, ma che fa? Facciamo un video napoletano, prima che dici napoletano. Io voglio parlare anche con voi, allora faccio questo video. Non faccio buono, parlo una volta sbagliata, parlo una volta mezza americana, mezza napoletana, non fa niente. L'italiano mi è un po' che parlo più o meno napoletano. Allora, Inter-Napoli oggi era una partita proprio gigante, perché un Napoli stare da Roma, a Roma perso contro Lazio 3-1, perché non mi aspettavo, diciamo, non mi aspettavo 3-1, aspettavo sì, è una cosa, un pareggio, ma hanno fatto 3-1, che un Napoli si vinceva, si metteva in punto, no, perché se no 4 a sconfitta per Roma. E proprio a diritto mi sentivo che un Napoli queste partite, no, quando da vince, non vince. E gli ho detto, ma che succede? Facciamo un altro pareggio per dire, ma oggi andare in terra. No, non mi ha fatto così, Abbiamo piato la vittoria. Ci siamo piati 3 punti, ci siamo messi 1 punto a rete. Un Napoli ha vinto 1-0. Ma oggi, invece di parlare attacco, no? Mi ha fatto una sorpresa a difesa, perché con tutti i corner che ho avuto in Inter, tu sai, no, com'è un Napoli, o sbaglia il rete, o sbaglia il Nanzo, un gol ci arriva sempre un Napoli, e a difesa ci sbagliano sempre, o non passa il rete, o non passa il Nanzo, arriva coppia di piedi attaccante e fanno gol in Inter, o fanno gol nella squadra, pure se è o Palermo fanno gol. E allora mi hanno fatto proprio sorpresa, mi hanno dato soddisfazione, perché la difesa ha fatto proprio bello, i passaggi a Nanza, i passaggi a Red hanno fatto buona difesa, hanno marcato buoni. E quando io penso, no, penso all'occasione intera che c'era proprio paura, non ci ha fatto assai paura però. Anche Perisic quando è trasuto, tu sai, Perisic è bravo. E allora mi ha fatto paura una poco che trasudisse, ma Icardi non c'era proprio problema oggi, non penso. E anche Perisic, Gullam ha giocato buono, che stava giocando sempre Strinic, ma trasuto ha giocato buono. Koulibaly e Abiós hanno stato buoni, eppure tu sai che Bavaccio è stato bravo. La difesa per me oggi è stato bravo, qua io, così oggi visti la partita. Oh, come vedi forse non avrete manco voi, però io penso che la difesa oggi è perché noi abbiamo vinto. No, il gol nostro ha segnato Callejon, ma lo stesso è stato una po' di fortuna, perché Nagatomo ha voluto passare, non so ciò che ha voluto fare. Ha alzato il pallone, ma il pallone aiuterà da Is indietro. E Callejon ci stava. Ha avviato Coppo Ver. Si è avviato Bell e ha segnato. Ha passato Andanovic e ha segnato. È un gol. È bello andare a rete così, però facilmente no. Se io non segnavo il gol, allora come segnavo? Perché oggi un Napoli, vai io, 6-0 poteva vincere, 4-5-6. Ma i gol rimane sempre all'aria allora. E noi facciamo gol. E quando ho l'occasione potevo sfiorare così, non si può fare così. Perché Inter faceva una gol a 1-1, invece di essere 5-1. Mertens ha piato palo, no, palo poco poco. Insigne ha fatto vari tiri, Insigne ha giocato buono per me oggi pure, però ha fatto vari tiri, non ha segnato. Milik quando era su 10 minuti, non teneva proprio l'occasione di segnare, ma c'è stavano tante occasioni che potevano tirare innanzi alla porta, potevano tirare, fanno gol. Hanno sbagliato un passo, non hanno tirato pure la palla. Ma ok, è così, perché a Vittoria abbiamo piato lo stesso, no? Pure il cazzo che abbiamo fatto 6 gol, 1-0 per Napoli. A basso con Napoli ha vinto, siamo tutti a posto e festeggiamo. Ma ok, è così, Inter stanno un po' con Der. Io pensavo fino a Inter ha perso varie partite, pareggiando varie partite contro Napoli, una partita grossa. Il primo tempo è stato proprio, penso, chiuso un Napoli. Secondo tempo è sceso un po' con Napoli, perché Inter, sai, Inter voleva pareggio, o voleva vincere. E allora attaccava. Ma come ho detto prima, Napoli è stata brava proprio a Samandè, contro la palla, e
S'hanno vista la vittoria, s'hanno avviato, a Newton San Siro s'hanno avviato la vittoria, è stata buona così. Allora ragazzi, io lo metto qui il video, volevo solo parlare un po' del match. Per me insieme ha fatto un bel match, la difesa, come ho detto io, la difesa oggi mi ha fatto una sorpresa, che mi ha fatto proprio piacere vedere questo. Allora, ricordati, se siete tifosi napoletani, pure se non siete italiani, guardate questo video, piace chi... Posso parlare così con voi? Iscriviti a questo canale, metti un like anche, mi aiuta assai, no? Tengo solo 38 subscribers, allora vediamo se potremmo fare un po' più alti di questo, ok? Allora ci vediamo la settimana che tras. Io sempre forza Napoli, voglio proprio bene un Napoli, pure se mi fa fare un bus, un Napoli è un Napoli per me. Ci vediamo ragazzi, ciao, forza Napoli sempre.